Allora, come ti dicevo, ho provato a fare lo shampoo alla menta piperita, ma non viene, perché purtroppo la menta piperita lo fa diventare troppo liquido. Lo so che lo diluiscono, ma prima lo vogliono denso per poi diluirlo, hai capito? Senti, facciamo così, lo do a due scienziate che conosco che lavorano per il governo. Come quale governo? Lo do a loro, lo formulano e te lo faccio avere. Shampoo alla menta piperita, perfetto. Ok? Guarda, io di shampoo alla menta piperita non ne faccio più. Al massimo, ciao, 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 ciao. Al massimo posso fare la canzone della menta piperita. Top, idea top. Reggaeton della menta, yo! Senza aver fumato canapa legale, la canzone sulla mente mi è venuta naturale. Ma nessuno si lamenta del profumo e del sapore, oggi solo se ti mangi un'amica del pescatore. Ci sono molte mente che avanzano pretese, ma l'originale è solo quella piemontese. Quella del deserto usatela pure per fare il tè. La menta piperita, la sfiori con le dita. La nusi con il cuore, ti passa il mal di testa e torni a far l'amore. La menta piperita ha il gusto dell'estate. Dammi un bacio alla cavessa, dammi un bacio alla cintura, ma sotto la cintura no, 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 perché brucia da paura. Cristoforo Colombo è originario piemontese, quando sbarcò ai Caraibi cosa fece appena scese? Mise un po' di menta nei bicchieri a quelli là, e quindi il mojito è sabaudo e parle pa. Se la mangi dai un bacio fai la menta col limone, in spiaggia occupato tutti quanti dopo sole. Un'alga spirulina mi ha detto che da grande vuole essere la menta piperita, è la rivoluzione. Se prendi la sua essenza, la metti nella vasca, sei subito in Alaska. Non ti servono le Dolomiti, nei tempi di Agrigento, le bellezze di Firenze, di Roma i monumenti, le spiagge del Salento. Se in Piemonte mi lai la menta.